Ben arrivati sulla piattaforma come di consueto. Il titolo di oggi è un titolo che si riallaccia in maniera molto importante al concetto di continuità d'impresa, perché il restart-up commerciale è una parte ovviamente del rilancio dell'azienda, quindi uscire da questa fase di stallo strategico dell'azienda, e quindi si sposa molto molto bene con il nostro programma di formazione e informazione di Conimpresa, e quindi non ruberei tempo invece a Francesco Pressanto, che oggi ovviamente vi accompagnerà in questo percorso molto interessante. Insieme a Giorgio, non so come se la giocheranno, ma parto io, Francesco. Vai, ciao. Vai. Parto io, così riscaldo subito, cerco di riscaldare l'atmosfera. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Mi presento, io sono Francesco Pressanto, e cosa faccio nella vita? Aiuto imprenditori e manager, come trovate scritto nel mio sommario di LinkedIn, a trovare la strategia digitale più corretta, okay, per comunicare il brand sul web. Perché parliamo di brand? Perché negli ultimi anni c'è stata una corsa abbastanza affannosa alla lead generation, alla conversione, alla scoperta dell'ultimo social più in voga, a definire quegli obiettivi di breve termine, pur sempre comunque importantissimi, dimenticandosi invece di lavorare su costruire un qualcosa di valore, okay, che abbia impatto non nell'immediato, come appunto possono essere la lead generation o la conversione, ma abbia impatto nel lungo periodo. E quindi appunto stiamo parlando del brand. Ma perché proprio adesso sentiamo l'esigenza di parlare di brand? Perché abbiamo un mercato che è saturo di messaggi. Siamo praticamente colpiti da un numero di stimoli di messaggi da praticamente dappertutto. Se apriamo un sito, siamo colpiti da messaggi. Un esempio: Facebook al secondo pubblica 41.000 post. Quindi, come fa un'azienda a farsi riconoscere in un mare di più o meno 41.000 post? Come fa un'azienda a relazionarsi con le persone, quindi a fidelizzare le persone in un mare di 41.000 post? Come fa un'azienda a rispondere alla fatidica domanda perché il cliente sceglie me piuttosto che i competitor? Ecco, bisognerebbe fare un passo indietro, quindi tornare un attimo dal futuro e riscoprire il brand. Quindi, che cos'è il brand? Il brand non è un logo, non è un prodotto, non è un sito internet. Il brand è una percezione, è un'idea, è una sensazione nella mente del consumatore. Questa sensazione, questa percezione si relaziona, quindi entra in collisione con le altre percezioni sul mercato che sono costituite dagli altri brand. La specifica percezione, ok? Quindi la specifica sensazione che la marca crea in relazione agli altri brand è il posizionamento. Quindi possiamo dire che creare un brand significa creare un posizionamento. Ma perché il posizionamento sia effettivamente differenziante, quindi possa creare una differenza sostanziale dai competitor, il posizionamento deve essere distintivo, deve essere diverso, deve essere significativo, deve creare valore, deve essere rilevante e ovviamente comunque deve piacere, altrimenti non si hanno le carte in regola per fare la differenza. Ma voi mi chiederete: che cos'è questo posizionamento? Ecco, il posizionamento non è altro che un modello mentale di come funziona la mente del cliente. Nella mente del cliente
C'è la mente del cliente è composta da categorie merceologiche. All'interno di ogni categoria merceologica si creano delle scale mentali, quindi un podio, dalla prima posizione alla terza posizione. Se vi dovessi chiedere adesso quale brand di bibite gassate vi viene in mente in questo momento, probabilmente potreste rispondermi Coca-Cola. Oppure se vi dovessi chiedere quale brand di scarpe da ginnastica vi verrebbe in mente in questo momento, o vi viene in mente la Nike, o vi viene in mente l'Adidas, o come terzo la Reebok, immagino. Quindi è il collocamento, okay, secondo appunto la vostra esperienza d'uso dei brand su questo podio. Perché è difficile? Cioè non è semplice differenziarsi, è molto difficile. Perché è difficile? Perché la mente odia cambiare e perché la mente vuole evitare appunto questo rischio. Voi adesso mi potreste dire, Francesco, bellissimo tutto, ma come facciamo a fare questo? Si parte da definire un concetto chiaro, essenziale, da raccontare, da declinare, ma soprattutto da sostenere nel tempo, che è la parte più difficile. Come farlo? Come fare a trovare questo posizionamento? Beh, si parte dall'azienda, chiedendosi appunto quali sono i punti di forza, quali sono i punti, in che modo appunto, cosa fa in modo unico, in modo speciale, in modo particolare, in modo innovativo, in che cosa soprattutto si differenzia dai competitor. Dopodiché si passa ad analizzare i competitor, chiedendosi comunque, scoprendo, analizzando cosa dicono, analizzando come si presentano, cosa fanno, ma soprattutto a chi si rivolgono. Quindi possiamo dire effettivamente che il posizionamento nel marketing non è altro che un processo per creare un'immagine nella mente del pubblico target. Ma chi è il target? Il target, non, ovviamente non possiamo piacere a tutti, non è lo scopo, non è l'obiettivo del posizionamento. Il target è un insieme di utenti a cui rivolgersi, un insieme specifico di utenti a cui rivolgersi, una nicchia di persone che sono interessate al nostro prodotto, al nostro servizio, alla nostra storia, al nostro racconto, che si rispecchiano nei nostri valori. Come fare a trovarlo? Andando comunque, partendo, definendo appunto i dati anagrafici, dal nome al sesso, all'età, al lavoro, passando poi a rispondere a delle domande un po' più importanti, tipo: che problemi ha? Quali sono i suoi obiettivi diretti? Quali sfide deve affrontare? Quali social utilizza? Cosa potrebbe aiutarlo? Come fare a fare tutto questo? Iniziando a definire un messaggio. Partiamo definendo un messaggio. Quindi il messaggio deve raccontare a questo pubblico specifico il posizionamento dell'azienda. Questo messaggio però deve essere inglobato all'interno di un piano editoriale, perché il piano editoriale ci garantisce una costanza, una struttura, una riconoscibilità, un po' come ha fatto Nutella quando appunto ha lanciato "Che mondo sarebbe senza Nutella", come ha fatto Apple Think Different, quindi proprio il primo, o la Nike con Just Do It, appunto, tornando in Italia, a Barilla, dove Barilla c'è casa. Quindi si costruisce il messaggio, si trasforma in una promessa, bisogna asciugarlo in 2 o 3 parole affinché sia in focus. Il piano editoriale invece va costruito secondo i social, quindi più social abbiamo, più piani editoriali avremo. Definendo gli obiettivi per i piani editoriali, gli obiettivi per i social.
Ogni piano editoriale è composto da filoni, è composto da argomenti, da tematiche che noi andremo a trattare all'interno del mese. Dovremmo anche definire quanti post a settimana andare a pubblicare, perché ovviamente magari su Facebook potremmo pubblicare 5 post, mentre su LinkedIn potremmo pubblicarne 3. Andiamo a definire quali contenuti, quali immagini e quali video. Inoltre, il piano editoriale è importante anche perché nel momento in cui noi andiamo a pubblicare qualcosa, ok, ci ritornano dei dati. Questi dati poi li dobbiamo analizzare per andare a strutturare un piano editoriale più performante ancora. Quali sono gli strumenti? Quali sono le frecce al nostro arco? Giorgio? Dimmi. Allora, sì, volevo farti però tornare indietro, Francesco, su sì. Un paio di riflessioni, no? Perché tu sei andato come un treno, se ti fermi ti dico dove. Allora, secondo me merita un approfondimento quando tu dici sostanzialmente di fermati un attimo. Allora, tu dici cerchiamo il nostro posizionamento, no? Quindi decidiamo sì. Un po' il target su cui vogliamo e possiamo oggettivamente lavorare, no? Sì. Ma dici anche troviamo qual è, no, il nostro, passami, il nostro slogan, io dico il nostro USP, quindi il nostro valore, la proposizione di valore. Ma come mi traduci, com'è che si costruisce in realtà questa? Cioè, io torno a casa, io ho un'azienda, uno studio, sono un professionista, tu dici innanzitutto definisci con chiarezza di che cosa vai a parlare al tuo pubblico. Esatto. Corretto questo? Ma come fai a farlo? Scrivi un libro? Scusami, non ho capito. Scusa, scrivi un libro? No, non scrivo un libro. No, non scrivo assolutamente un libro. Attraverso appunto l'analisi che abbiamo fatto prima, quindi... scusatemi, adesso... Sì. Dai, scorrilo pure, tanto no. Attraverso l'analisi che abbiamo fatto prima, definendo appunto quali sono i nostri punti di forza, attraverso appunto la scoperta di cosa riusciamo a fare in maniera unica, in maniera speciale, in maniera innovativa, andando anche un attimo a vedere appunto i competitor, come si presentano, come si rivolgono, noi dobbiamo solamente costruire un messaggio okay. Per andare a spiegare al nostro target di riferimento, quindi al nostro sì. Pubblico, la nostra specializzazione, la nostra... Quindi, Francesco, traduco, sì. No, perché voglio che magari lo condividiamo e poi magari nelle domande alla fine sì. Di tutti proviamo anche a rimetterlo a fuoco, perché credo sia fondamentale. Cioè, a volte noi siamo convinti, e lo siamo veramente, di avere delle aziende, come dire, che sanno ben cosa proporre, no? Però non siamo così bravi a raccontarlo. A volte, nel senso, il prodotto certo lo raccontiamo, ma qual è il nostro valore non è così facile. Cioè, la domanda che io faccio a tutti, e magari ci torniamo alla fine, è: ma qual è il vostro valore come azienda? E poi sì, magari proviamo a darci una risposta alla fine, giochiamo su questa cosa. Un po' è il rispondere, se posso, Giorgio, alla domanda che comunque ho fatto prima, perché un cliente deve scegliere me. Appunto. Cosa posso dare sì. In più rispetto al competitor? Ma la mia considerazione, Francesco, scusate se è diventato un po' un dibattito, ma penso che possa essere utile, tutti noi sappiamo che diamo valore a un cliente, ma sappiamo raccontarlo che valore? Esatto. Che è un po' quello che Francesco nel suo percorso ha tentato di mettere in ordine ed ha fatto, secondo me, molto bene, no? Cioè, noi compriamo, passatemi adesso gli esempi su B2C, sono in parte sbagliati, ma insomma noi compriamo Nutella perché pensiamo che ci sia un valore. Ok? Adesso la provocazione è, aspetta che metto in modo da vedere le facce delle persone, è un po'... noi compriamo Coca-Cola perché sappiamo che è una bevanda sana e che fa bene, giusto? Giusto, perché dobbiamo berne tanta. Perché facciamo finta di crederci.
Il fatto che sia sana e faccia bene, ni. Anche però... la Nutella. Come no? La Nutella, perché la compriamo? No, non voglio sapere, Cristina, perché la compri, la compra lei. No, 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 oltretutto non la compro. Se proprio devo giocare a fare Bridget Jones, compro Caffarelli. Bene, ok. Vede, okay. Vede che... No, si compra perché loro hanno fatto un... Vabbè, la Ferrero lavora solo sul marketing, non sulla qualità prodotto, scusate, permettetemi. Sono accanto a noi, sono bravissimi, tantissima stima, però la loro forza è il marketing, la comunicazione, sì. Cioè costruiscono un'immagine di un prodotto che non esiste, con quella dal mio punto di vista conquistano il target a cui si rivolgono, cioè l'ovetto, sì. Kinder, loro fanno una comunicazione che il bambino non può rimanere affascinato, e per il genitore è semplicissimo fare contento il bambino, convince il genitore che è un prodotto salutare perché c'è tanto latte, ma in quel latte lì ci sono 2 tonnellate di zucchero e non lo, bene. Dicono. Certo, la provocazione della Coca-Cola di turno, della Nutella, è: noi non la compriamo perché pensiamo razionalmente che sia un prodotto che nei suoi valori abbia la salute e il benessere. La compriamo per un altro motivo, per esempio per toglierci, me la passi, per toglierci il problema di gestire il bambino. Adesso, esatto. Sto, no, non voglio forzare queste cose. E quindi, tornando al tema nostro, quando io cerco un posizionamento devo aver chiaro qual è il valore che voglio comunicare al mio target, che non è il prodotto, non è, passatemi, non è la qualità del prodotto in sé, ma cosa il prodotto o il servizio può procurare. Dovrebbe essere una specializzazione, quindi... Cosa può affascinare? Cioè, se io, secondo me, scusate, ma io lo dico perché così mi correggete se sbaglio. Certo. Cioè, se io riesco a trasmettere col mio prodotto quello che affascina il cliente, che il mio prodotto sia di qualità o non sia di qualità, l'ho affascinato e lui lo compra. Però deve essere di qualità, permettimi. No, sì, ma no, io sono d'accordo. Dipende anche dal target e dal livello del prodotto. Cioè, dipende dipende dal target, Cristina. Cioè, dipende da dove lei sceglie di posizionarsi. Caffarel, certo. Ha fatto una scelta diversa da Nutella. E dalla cultura, sicuramente. Ma c'è bene o male, c'è una scelta, perché se no, diremmo, no, agli imprenditori... esisterebbe solo un imprenditore per tipologia di prodotto, invece non è vero, no? Poi il prodotto è uguale, passatemi, parliamo di trapani, che così non tiriamo in ballo i bambini. Se io faccio un trapano, teoricamente io faccio il trapano più bello del mondo, ok, e ci sono solo io, no? Ci saranno non so quante migliaia di produttori di trapani, sia hobbistici che professionali. Quindi è per dire che il valore legato al target è una cosa importante. Ma quello che vorrei lasciare dell'intervento di Francesco è che dobbiamo formalizzare da qualche parte qual è questo valore che offriamo, perché quelli bravi lo fanno, vedi Ferrero, vedi Nike, vedi gli altri. Quindi, esatto, lo dobbiamo... Prego, scusa. Francesco. Vai, vai. No, dicevo che lo dobbiamo comunicare. Cioè, perché nel momento in cui... Lo definiamo, siamo tutti d'accordo, ma poi non lo comunichiamo in maniera chiara, ma soprattutto poi non lo decliniamo nel tempo, sì, perde la sua efficacia. Ok. Francesco, se vuoi, sì. Vado avanti io con le slide, se riesco. Sì, mi stacco. Se tu ti togli, sì. Blocchi. Ok. So che non ci riuscirò mai. Non ridere, Sonia. Ok. Si riesce a vedere il mio schermo adesso? Sì. Grazie. Eravamo qua gli strumenti. Esatto, le frecce nel nostro arco. No, io ho detto strumenti. L'arco ce l'hai tu. Bene, allora... un passaggio teorico e poi andiamo sulle cose, spero anche che fanno capire cosa potremmo fare. Allora, intanto questa slide l'ha preparata Francesco, a me piace molto perché evidenzia una cosa, cioè che io posso muovermi su 2 piani sostanzialmente, in outbound marketing, cioè diciamo sul marketing tradizionale che conosciamo,
che non è morto, esiste e funziona per certi ambiti, per certe categorie, posso muovermi secondo una logica di inbound marketing, ovvero sia lavorare per fare in modo che sia il mio potenziale cliente a venirmi a cercare. Questo direi che nell'ambito proprio del titolo di questo incontro, cioè della restartup, cioè dell'attirare persone, no? Che ci aiutino a ripartire. Adesso io uso questi termini, poi ognuno ovviamente di voi li declina nel suo ambito, però dico, la nostra forza dovrebbe essere quella di avere un'offerta di valore così interessante, un posizionamento così forte e utilizzare degli strumenti così adeguati per fare in modo che siano i nostri potenziali clienti a contattarci. Questo direi che è l'inbound marketing ed è quello che noi dovremmo tentare di, come dire, di sovrapporre almeno in parte al marketing tradizionale. E quindi questo mi interessa che ci sia questa prima visione, perché poi quando noi parliamo di digital, che è l'oggetto, no, di quello che vedremo fra un attimo, io sto parlando essenzialmente di inbound marketing. Cioè vorrei togliere un po' dalla vostra magari visione, se avete, che il digital sia quello che mi permette o che mi, come dire, che rende estremamente funzionale il fatto di fare pubblicità. Nel senso, invece di fare pubblicità sui cartelloni stradali, le faccio su Google e quindi funzionerà. Non è così. Quindi devo fare in modo di attirare potenziali clienti. Qui, vabbè, giustamente outbound, che cos'è? Promozione, vendita e strategia push, quindi vado io, no, a disturbare il mio potenziale utente. Inbound è lavorare proprio sull'educazione a quello che è il mio valore, ma non solo, a quello che sono determinati ambiti, far apprezzare questo e poi cercare di seguire il mio potenziale cliente. Poi ho creato anche un esempio durante il suo processo d'acquisto. Noi sappiamo che noi stessi come clienti di vari prodotti e servizi, come dire, ci attiviamo attraverso un processo d'acquisto che raramente è un acquisto d'impulso, soprattutto se il bene è un bene di un certo valore, ma è un processo che richiede vari passaggi che poi andremo un po' a vedere. Ecco, quello che brevemente nel mio intervento vorrei evidenziare non è, come dire, soffermarmi su quanto è bello un social o quanto è bella un'attività di particolare, ma darvi una mappa sulle cose che potreste fare per cominciare a impostare una strategia di inbound. Ditemi se, come dire, se non sono chiaro, fermatemi pure, o se no alla fine, insomma, farete tutte le domande. Tutti noi conosciamo i siti web o i blog, molti di voi ce li avranno, o comunque in qualche modo, no, ci saranno presenti. Tutti noi abbiamo vissuto come dire, l'era e la stiamo vivendo delle email, quindi delle mail marketing in particolare, delle newsletter e così via, e quindi già stiamo vedendo due ambiti, no, specifici, quindi sito web, blog e direct marketing, email marketing. E poi c'è il grande mondo, l'infinito mondo dei social, che sembra non fermarsi mai, ma insomma che è un mondo sicuramente. È il mondo con cui ci dobbiamo confrontare e adesso proveremo anche a capire come possiamo farlo. Quindi abbiamo varie tipologie di strumento. Il grande dubbio è cosa ne faccio di tutte queste robe qua. Tra l'altro sembrano tutte cose a basso costo, che non hanno costo, ma che poi richiedono veramente tanto lavoro. Alla base di tutto sta il fatto di costruire una strategia. Quindi, se è vero, ed è vero quello che diceva Francesco, no? Ci ha raccontato, intanto devo aver chiaro qual è la mia proposta di valore. Poi devo scegliere con chi portarla avanti questa proposta di valore. Dopodiché, tendenzialmente, ho accesso a tutti quegli strumenti che abbiamo visto, non ci sono barriere apparentemente di costo, quindi che cosa ne faccio? Comincio a produrre contenuti e li pubblico o ci faccio un ragionamento e cerco di creare una strategia? Domanda tendenziosa, evidentemente. Cerco di costruire una strategia che si basa sostanzialmente su che cosa? Si basa sul fatto che
ognuno di noi, dicevamo prima, ma ogni nostro cliente compra in relazione a che cosa? A un processo di acquisto che cambia a seconda di chi è il tipo di cliente e cambia in relazione al prodotto che io vado a vendere. Senso, l'esempio che vi farò è il più banale ed è ormai superato dagli eventi e poi lo vedremo. Allora, quello che vale un po' per tutti è questo processo, ovvero chiunque voglia, diciamo, sia da considerare un possibile acquirente, cosa fa? Beh, innanzitutto deve arrivare a conoscenza che noi esistiamo, corretto? Se non sa che esistiamo, non stiamo parlando di nulla. Dopodiché ci deve prendere in considerazione. Quindi noi sappiamo che ci sono vari consulenti di marketing, ok, conosciamo Francesco Pressanto, ma ne conosciamo altri 10, diciamo che dobbiamo prendere in considerazione Francesco al posto degli altri o a fianco degli altri. Quindi il secondo passaggio, che riguarda tutti, qualsiasi sia il nostro prodotto o servizio, è essere presi in considerazione. Dopodiché c'è una fase cruciale, no? Dove tutti noi ci concentriamo sempre, che è l'acquisto. Quindi far diventare un potenziale cliente un cliente effettivo. Dopodiché c'è la fase definita come fedeltà o ne troviamo tante altre definizioni, in cui io mi aspetto che il famoso cliente compri una seconda volta. No? I vecchi manuali di marketing dicevano il primo acquisto non conta, il secondo è importante. Perché ho fidelizzato, perché lui farà da testimone ai suoi altri clienti e così via. Mi rendo conto che è banale quello che sto dicendo, non stiamo inventando nulla, stiamo parlando di cose concettualmente vecchie di cui il marketing digitale si è dimenticato, nel senso forse non le ha mai conosciute, quindi è importante che noi le consideriamo. Quindi se vogliamo usare i mezzi digitali per arrivare a degli obiettivi di vendita, dobbiamo pensare al nostro cliente in termini di conoscenza, considerazione, acquisto e fedeltà. Questo è un punto, è un dato di fatto. La cosa che dove mi interessa arrivare subito è, certo, ho a disposizione per esempio tanti social, ho a disposizione il sito web, ho a disposizione le mail. Cosa faccio? In ogni fase di queste sparo tutte queste risorse? Beh, tendenzialmente no. Diciamo che la cosa corretta da fare è utilizzare i vari strumenti che ho a disposizione nelle varie fasi. Adesso non approfondiamo ovviamente tutto quanto, però vi do qualche cenno, qualche esempio. Per esempio, i social sono fortissimi per portare a conoscenza che noi esistiamo, che un prodotto esiste. Come pure evidentemente sia gli annunci a pagamento che i motori di ricerca. Quindi quella è la fase dove dobbiamo essere presenti perché qualcuno ci conosca. Come pure il blog. Perché il blog? Perché nel blog noi raccontiamo di noi, del nostro prodotto, delle problematiche collegate a questo. Passando alla fase di considerazione, che è uno dei primi passaggi importanti, perché dall'essere presente all'essere preso in considerazione c'è un bel passaggio. Beh, tutto, diciamo che il primo passaggio è proprio sul sito web. Quindi il sito web non ci serve per farci conoscere, contrariamente a quello che tutti pensiamo. Il sito web, nessuno ci conosce attraverso il sito web, perché non sa come arrivarci al nostro sito web, non sa neanche che esiste il nostro sito web. Ok? Lì sarà utile il motore di ricerca. Il sito web è utile perché quando uno poi attraverso il motore di ricerca ha capito che esistiamo, deve prenderci in considerazione attraverso i contenuti del nostro sito. O come? O sempre attraverso i social, che mi permettono ovviamente in modo diverso poi di consolidare delle cose, attraverso operazioni di remarketing. Remarketing, adesso banalizzo un po', ma insomma è quell'operazione per cui se voi andate a vedere, a me è capitato l'anno scorso, gomme invernali, gomme per automobili invernali, vai a vedere, dopo per 2 mesi continua ad arrivarti offerte, proposte, eccetera, di gomme invernali. Quelle sono le attività di remarketing. E poi in questa fase è interessante l'email marketing. Quindi nel momento in cui uno sa che esisto e in qualche modo mi sono fatto dare una sua mail, il fatto di farmi essere presente e farmi prendere in considerazione. Poiché passiamo alla fase di acquisto, che è sicuramente la più complessa, ma dove spessissimo appunto gioca molto bene l'email marketing, anche se sembra un mezzo vecchio, continua a funzionare, cioè i dati sull'email marketing sono veramente interessanti,
e le altre attività legate al marketing e legate al tema del motore, dei motori di ricerca, dove vedete che motore di ricerca ce l'ho sia come conoscenza che come acquisto, dove la ricerca però sarà molto diversa. Quindi io dovrò, quando parlo delle solite, delle famose parole chiave, devo pensare sia alla fase di conoscenza iniziale, in cui uno cercherà per parole più generiche, e invece parole chiave molto più specifiche, perché quando uno è in fase di acquisto poi vorrà quel determinato tipo di ricerca. Uso l'esempio che faceva Francesco, sto cercando un paio di scarpe per correre in montagna, in fase di conoscenza cercherò scarpe per correre in montagna, in fase di acquisto cercherò scarpe per correre in montagna, possibilmente magari di una certa marca, con determinate caratteristiche, e quindi vorrò avvicinarmi molto di più alla fase di acquisto. Dopodiché la fase di fedeltà passa attraverso vari altri strumenti, insomma in particolare i social network. Diciamo che questo prospetto è quello che per esempio noi usiamo quando lavoriamo su un'azienda per andare a identificare non solo queste cose, ma identificare con chiarezza quali sono gli strumenti che l'azienda potrà usare per fare la sua attività. Perché qui li vediamo citati in modo generico, ma chiaramente dentro il concetto di social network ci sta quale social network, che è il tema che andiamo a vedere adesso. Procedo? Mi vedo mutoliti, quindi procedo. Sì. Allora, perché andiamo a guardare i social network? Perché, come ci ricordano queste slide, sempre merito di Francesco Pressanto, ok, il tempo che viene speso, no, dico è merito tuo perché sei tu che le hai estrapolate. Questa è una ricerca, è quella giornata, Francesco, quella sì, no, sì, quella vecchia, certo. Quella vecchia del gennaio 2019, ce n'è una del gennaio 2020 che sostanzialmente conferma e migliora questi dati, cioè la media giornaliera del tempo speso sui social è di circa 2 ore oggi. E in realtà l'indagine più recente di gennaio 2020, io credo che se la faranno come al solito a giugno 2020, troveremo dati ancora maggiori per effetto Covid. E come pure molto interessante il fatto che sempre in Italia ci siano 35 milioni di account social media attivi. Quindi abbiamo una penetrazione nella popolazione veramente significativa. Ho aggiunto questa slide perché secondo me è interessante, fa vedere qual è la penetrazione dei social nel mondo, ed è molto interessante questa slide, fa vedere come buona parte del mondo, compresi alcuni paesi che potremmo considerare emergenti, ma che tanto emergenti non lo sono più, vedi Sud America, veramente sono ormai attestati su percentuali di penetrazione interessantissimi. Africa, vedete Africa, beh, Nord Africa è ormai avviato verso i numeri europei, però anche l'Africa, diciamo, centrale, no? O dell'Ovest, dove c'è una penetrazione relativamente bassa. Non so se qualcuno di voi ha letto una recente informativa di Facebook che sostanzialmente ha dichiarato di cablare a proprie spese l'Africa. Perché? Perché è un mercato enorme, non ancora sviluppato. Quindi, solo per dire come i social in questo momento siano ovviamente nell'attenzione, ecco, di tutto il business. Quello che vorrei fare rapidamente, perché anche questa è una slide, se no che mi odiate dopo, però volevo darvi un'idea della differenza di, come dire, potenzialmente di utilizzo dei vari canali che potremmo avere a disposizione. Facebook, quindi vorrei mostrarvi i social dal punto di vista, come dire, di che contenuto usare e che tipo di azione ci permettono di fare. E anche un po' del livello di difficoltà, che non ha un valore assoluto, però insomma è un allarme da tenere presente. Quindi Facebook, vediamo il mercato, il target, il macro target, adesso non stiamo ovviamente a raffinarlo molto, però è un target dei trentenni, è sostanzialmente un social da persone anziane.
contenuti di qualsiasi tipo, e l'azione che mi permette di essere considerato è l'intrattenimento. Quindi non stiamo immaginarci che sia come dire, sì, ecco, che sia altro in questo momento, che non è dire bene o male, ma è questo. Poi passiamo a Instagram, ok? È un target, se vogliamo, più compresso verso il basso, ok? Non bassissimo. Ovviamente lavora sulle immagini ed è anche questo un target di intrattenimento. Il livello di complessità di utilizzo business di Instagram è elevato, ovvero non è difficile postare una foto su Instagram, è facilissimo, ma usarla a fini commerciali non è facilissimo. LinkedIn, sapete, abbiamo fatto un incontro su LinkedIn, chiaramente il target va al di là dell'età ed è legato più alla professione, quindi a che cosa uno fa. È ancora un social testuale, quindi usa le immagini e i video per attrarre, ma è molto testuale, quindi le persone leggono su LinkedIn e mi permette di dare informazioni. YouTube, sempre al di là che parliamo di video, e spesso lo vediamo come intrattenimento, però anche YouTube ha, nel B2B in particolare, ha il compito di dare informazioni, cioè di chiarire come si fanno delle cose, di illustrare servizi e prodotti. Quindi è un mercato enorme dal punto di vista del target, perché si rivolge a qualsiasi fascia di età e, come abbiamo già detto e come sappiamo, è video. YouTube è un vero e proprio social, cioè non vorrei che fosse confuso con un deposito di video. A tutti gli effetti è un social e lavora secondo le logiche delle community social. Google, qui stiamo parlando di una cosa diversa, e non per banalizzarlo, ma dobbiamo ricordarci che il valore di Google e quello che Google ci permette di fare è risolvere problemi alle persone. È magari un punto di vista diverso da quello che siamo abituati a considerare, però la cosa interessante è che tutti noi, a volte, spesso, io vado sempre su Google quando ho un problema. Non so come si fa una traduzione, non so dov'è un posto, non so che cos'è quella cosa di cui mi hanno parlato, vorrei vedere chi è una persona. Vado su Google, quindi mi risolve un po' i problemi. Vedete che stiamo un po' componendo, come dire, una mappa di che cosa potrei fare con quei vari diciamo, strumenti di cui appunto Francesco parlava. Le attività di display e retargeting, cioè quello di inseguire, no? Inseguire dei pubblici, questo è molto interessante perché il retargeting mi permette di personalizzare il pubblico in modo automatico a seconda del suo interesse. Quindi nel momento in cui il pubblico manifesta un interesse, io lo traccio e comincio ad andare a fondo nel fargli vedere la mia offerta. Infatti l'azione è quella del ricordare qualcosa. Tu hai cercato questo, io cerco spesso accessori per animali e ormai non riesco a fare ricerche dove non mi compaia qualche accessorio per animale. Ed è ovviamente, tendenzialmente lavora sulle immagini. Da ultimo il tema delle email. A volte contestate, no? Ne riceviamo troppe, ci disturbano, è outbound marketing, certo, è ancora marketing, diciamo, push. La cosa interessante è che l'email, una volta che io ho riferimento di un contatto reale, quindi non, come dire, quelle liste di email non classificate, ma ho delle liste mail dove posso profilare clienti, prospect e abitudini di acquisto delle persone, è essenziale per nutrire la relazione. Quindi è quella fase in cui io nutro la relazione col mio cliente fino, se vi ricordate, a farlo poi diventare un cliente e magari anche che diventi un mio un po' ambasciatore per quello che riguarda i miei prodotti e servizi. Quindi il senso di tutto questo è darvi un po' una panoramica che evidentemente non è esaustiva, un po' del fatto che, torno indietro un attimo, scusate le successioni, ok, di questo, no? Cioè del fatto che se io riesco a definire una mia strategia, quindi per quanto semplice, non devo renderla complicata,
dico, per farmi conoscere uso Facebook, per prendere in considerazione comincio a mandare delle mail, per l'acquisto li porto magari sul sito o li gestisco con attività di remarketing e così via, e quindi mi definisco una strategia e poi so cosa andare a fare. Non faccio in modo disordinato, non butto via soldi in questo. Torno dove eravamo. Quindi, in sintesi, questo sempre Francesco che ce lo ricorda, devo certamente tentare di identificare i miei obiettivi, no? Perché devo avere degli obiettivi chiari che non sono, come dire, l'obiettivo non è guadagnare tanti soldi, no? Stiamo parlando dell'obiettivo chiaro legato a un prodotto, un servizio, a un posizionamento che voglio avere. Devo farmi trovare, perché non serve avere idee brillanti e poi non farsi trovare. Comunicare nel momento in cui le persone mi trovano i miei valori. Qua Francesco ci ha detto devo creare notorietà e riconoscibilità e dopodiché possibilmente devo vendere, perché sennò non sopravvivo. Abbiamo finito. Siamo nei tempi? Sì, quasi, perfetto. E a voi domande e risposte, le nostre. Francesco in particolare, direi, sulle domande. Io come sempre scrivo troppo e poi no, c'è guarda, qualcosa. Lo vedevo, mi disturbavi durante la presentazione. Tu e secondo me anche Letizia, non mi piace niente, ho visto che continua a scrivere. No. Cioè, allora, secondo me il concetto, proprio ricollegandolo agli argomenti che abbiamo già trattato negli appuntamenti precedenti, la sintesi è che per comunicarci ci dobbiamo conoscere, perché se non ci conosciamo non siamo in grado di comunicarci agli altri. È un po' l'esempio che facevate sia tu che Francesco, cioè l'imprenditore classico ci parla un'ora del proprio prodotto e 5 secondi della propria azienda. Quindi sostanzialmente non riesce a identificarsi, proprio a trovare la propria identità. E quindi questo è un limite molto importante. E spesso e volentieri questo tipo di lavoro, che è importantissimo perché il concetto di restart-up per noi è molto caro, perché il restart-up vuol dire ripristinare o rifocillare, rivitalizzare un'azienda, quindi una continuità aziendale, diciamo che si avvicina molto a quello che noi dicevamo in occasione del piano industriale, no? Cioè, quando noi, parlando di piano industriale, cominciavamo a dire cerchiamo di fare tutta una serie di ragionamenti che ci portano a capire bene chi siamo, dove vogliamo andare e come ci vogliamo andare. Ed è chiaro che questa parte marketing, che ovviamente lavora sia sul brand, per come ci ha spiegato in maniera molto esaustiva Francesco, e sia proprio sul concetto di marketing, diventa un pezzo integrante del restart-up aziendale. Perché in realtà un piano di rilancio aziendale, quindi un piano industriale che non viene comunicato spesso neanche all'interno dell'azienda, non potrà mai avere degli effetti importanti. Questo è un po' il concetto. Beh, non era la domanda questa, era un'altra parte dell'intervento. No, assolutamente. No, direi che assolutamente. Infatti il problema a volte è che veniamo, per esempio, attivati, tu lo sai, Francesco, quando, quando magari l'imprenditore o il consulente dell'imprenditore dice: oddio, qua fatturiamo troppo poco, cosa facciamo? No, questo è proprio sbagliato. Bisogna partire a ragionarci, soprattutto in cui adesso io ho questa slide, a cui tengo molto, perché bisogna ragionarci in questi termini. Guardiamo avanti, vediamo come vorremmo che il nostro cliente si mettesse in contatto con noi, perché poi
come dire, di solito ci concentriamo su come faccio a vendere, ok? E perdiamo di vista le cose banali, perché, ripeto, stiamo parlando di buon senso. E per poi arrivare, torno qua, tra l'altro non ho neanche ringraziato, queste sono slide prodotte da Carlo Alberto Baroni, che è il mio socio, insomma, Power Up, e che tra l'altro le ha usate recentemente, proprio è stato invitato da Pindustria Mantova a presentare a un gruppo di imprenditori, dove mi raccontava, tutti mi hanno raccontato di usare tutti questi strumenti. Io gli ho chiesto, ma per far cosa? Dobbiamo esserci, ci siamo. Cioè, non so se mi spiego, è come dire, ok, mi hanno detto che devo avere presenza qua, e in qualche modo, vabbè, ho pagato qualcuno per essere, perché il mio marchio sia lì dentro. Questo non va assolutamente bene, devo fare in modo di decidere qual è lo strumento giusto per affrontare la mia strategia, per portare avanti la mia strategia, come in tutte le cose, insomma, come in tutte le cose. Ma alla fine si possono anche avere più target, ma l'importante è avere le idee chiare, no? Per cui andare a identificare quali sono i target e capire poi quali sono gli strumenti, i messaggi giusti da canalizzare sui vari prodotti, sui vari strumenti, insomma. Bene, tolgo il video. Bene, domande? Se volete, a disposizione c'è anche la chat, se qualcuno è zittito. E se no direi che, come al solito, eccessivamente esaustivi. La prossima volta mettiamo un'unica slide, sai Francesco? Sì, sono d'accordo. Bene. Direttamente quella col punto interrogativo. Mettiamo. Le domande. Bene, allora ci fermiamo qua, dai. Tanto grazie ancora una volta per esserci stati. Se poi avete anche domande che volete fare per altra via, insomma, sapete come trovarci. Insomma, ecco, ormai direi che ci siamo conosciuti, ecco. Certo, ma grazie a tutti. Allora, approfitterei solo per dire che tranne il prossimo giovedì, poi riprendiamo per altri 4 giovedì, sempre il solito appuntamento delle 4:30, dove vi intratterremo con delle altre cose abbastanza interessanti, che vanno dal mondo del lavoro alla gestione di una società e altre cose, non ve le anticipiamo, poi le vedrete sicuramente nelle locandine. Bene, grazie a tutti, allora buona, grazie a voi. Buon pomeriggio, grazie. Serata. Grazie per la chiarezza, arrivederci. Grazie.